Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio dal Palasport a Cosenza, con Palaferraro come preferite, tutti pronti per assistere al primo match del girone femminile di questo torneo delle regioni. Di fronte la Toscana, finisce per perdere, il capitano Roma riconquista la sfera e la serve a De Luca che la mette nel mezzo per Arosio che ha un po' di spazio, gli viene lasciato, conclusione questo girone, categoria femminile, eccola De Luca. Punta il tiro, poi scambia 1-2 con Roma, palla che finisce a Rosio, deviazione, ci mette la palla del Lazio, il miss Tiziana Biondi. Tosini, 1-2, molto buona, ancora Tosini, Tosini, conclusione, in due tempi, respinge il portiere. A Rosio, la scambia con Collia sulla destra per De Luca, che ferma tra tesi, attenzione sul fallo qui. E ci dovrebbe scattare la punizione, che tra l'altro il primo fallo commesso dalla squadra del Lazio, prende a commessi la Toscana, 3.58 da giocare nel corso della questa prima frazione di tempo, la difesa del Lazio alla lenta, attenzione la ripartenza, Pasani la porta un po' a spasso invece di sentire Peraldo, la Greca, attenzione, sbaglia tutto Peraldo, cioè, riesce a metterci la via. Prova a servire Roma, attenzione, gran palla, Roma che aveva superato con il controllo, ora alla percoletta dentro il Pasani, non lo scambio troppo lento, la conclusione di prima verso la porta, passo chiuso Peraldo, un po' di alzamento con il pane e poi si affida a Poletta che poi da 1-2 con la Greca, e la Greca vista in qualche modo, ma la conclusione viaggiare Peraldo. Basagni, esterno per Tese che si deve avversare, c'è il mancino, gol di Marco, sempre il numero 5, vale lunghe trecce nere sulla sinistra, ora Zaza che serve S, palla sul secondo palo, molto brava Peraldo ancora e prova a metterla giù, però viene fermata di fisico da Marrone che riparte, palla sulla sinistra per Zaza che ha un po' di spazio, finta bene, conclusione, ancora palla alta, graziato in questo caso Carabba, Giacchetti dietro per Peraldo, di prima a cercare, attenzione, un pallonetto di giustezza, intanto va al cambio Peraldo, entra al suo posto Lenz, per Giappone che sbaglia, poi la conclusione di piede, brava Santini, ancora Collia, alza la pressione la Toscana, però esce bene con De Luca che sfugge sulla destra, prova anche la conclusione, molto brava con Santini, tanto rientra in campo Di Marco, prova il Giulizzati ma recupera Tesi, tra lungo un po' troppo Tesi, poi alla fine arriva la apnea, la pressione laziale, Di Marco la mette dentro, ancora per De Luca, De Luca sulle Peraldo, palla con miracolo del portiere Luongo, Peraldo ancora perde palla nella prima di questo match, poi Zaza arriva via, ma Luongo ancora salva, quanta sofferenza, palla dentro, carambola ancora De Luca, la palla è lì, non vuole uscire, palla fuori, che prova ancora a metterci, palla per Basagni, Lenzi non ci arriva, là dietro, la conclusione, palla che per Basagni, ancora Poletta, sbaglia però Poletta su De Luca, De Luca palla per Marrone che però sbaglia tutto, centralmente De Luca, S ancora libera, prova la conclusione, libera, respinta, palla che rimane lì, finisce giù, tutto regolare di questo rigore, Marroni contro Luongo, rincorsa della numero 4, conclusione, gol, pareggia Lazio 1-1, peccato. Rincorsa Tesi, completamente sbagliata la conclusione, quindi palla che